Ci vorrebbe un'idea. Sapete trasformare una bicicletta in una barca? Se sì, avete buone possibilità di diventare, come un signore di Vigevano, imprenditori. Una bicicletta che diventa un natante, con un'idea del genere, un inventore di Vigevano ha potuto diventare imprenditore. L'avventura nello zainetto, da un'idea alla produzione su scala industriale, da un'invenzione la nascita di un'impresa. Artefice della traduzione di un sogno in realtà è Roberto Siviero, 40 anni, con avviata attività di progettista industriale a Vigevano. L'intuizione di far camminare sull'acqua la bicicletta gli era venuta nel 91. Dopo alcuni mesi di intensa applicazione ha brevettato un ingegnoso sistema per trasformare le due ruote in comodo natante a pedali. La soluzione ha entusiasmato un gruppo di industriali locali che gli hanno dato fiducia e soprattutto credito. 2 miliardi di lire con cui ha acquistato un capannone, assunto personale e avviato una società di produzione in grado di sfornare alcune migliaia di pezzi al mese della sua trovata. Si tratta di una serie di attrezzature facilmente smontabili, trasportabili in uno zaino a spalla che al momento opportuno possono rendere la mountain bike un mezzo di locomozione acquatico. E dietro questo semplice prodotto si sta muovendo un grande volume di lavoro e quindi la possibilità quanto prima di assumere dell'altro personale, perché qui siamo tempestati in maniera abbastanza interessante di fax da tutte le parti del mondo, ecco. E qui a Vigevano, dove la crisi ha decimato le imprese del calzaturiero, un tempo principale fonte di reddito per molte famiglie, ora sono in molti a sperare che al rilancio dell'economia, dell'occupazione e dell'indotto possano contribuire tante piccole invenzioni come questa.